Ciao a tutti i fan di Impero Disney, io sono Iri e io sono Axel e siamo qui per l'ennesimo video su YouTube in cui saremo noi a parlarvi delle notizie Disney che sono uscite in questi ultimi tempi. La prima puntata del Disney giornale. E ne riusciremo a fare costantemente sì, perché siamo troppo pigri. No, non è vero. Sì, è vero. Sì, siamo pigri. Vabbè, una rubrica. Però questa settimana sono uscite un sacco di news e quindi è giusto farle sapere e commentarle con voi. Partiamo con la prima notizia. Lone Ranger. È uscito Lone Ranger, yeah! Io non l'ho visto, quindi sono colpevole. Vi volevamo invitare ad andare al cinema a vedere Lone Ranger perché è un bel film, mi è piaciuto. È un film che ha dei problemi, però insomma merita la visione, quindi andate a vederlo, c'è Johnny Depp. C'è Johnny Depp, quindi sono bastati i miei messaggi subliminali. Messaggi subliminali nell'altro video, sì, esatto. C'è Johnny Depp. E non faremo una recensione perché non l'ha visto, quindi andate al cinema e scoprite con me, poi fateci sapere su Impero le vostre opinioni. Le vostre opinioni. E poi volevamo segnalarvi, se volete un approfondimento sul film, l'abbiamo fatto noi e l'abbiamo pubblicato sul sito badtaste.it, quindi se volete andate, lo mettiamo qui sotto, nella descrizione del video. Sì, è un articolo che contiene la presentazione del film e molte curiosità sia sulla storia di Lone Ranger, Dagli anni 30 a oggi, e anche curiosità sulla produzione del film della Disney attualmente. Quindi un po' le origini del personaggio, perché non se lo sono inventato loro, se non lo sapete, è un personaggio molto vecchio, sì. E però è tutto nel nostro articolo che vi invitiamo a leggere e a commentare, soprattutto fateci sapere se vi piace il nostro articolo. E ringraziamo Ben Test per averci Grazie. Notizia numero 2. Frozen. Esatto, è iniziata la campagna promozionale di Frozen, quella seria, che abbiamo insomma già commentato negli altri due video che abbiamo fatto, tra l'altro sono anche quelli nella descrizione, e sono il commento del teaser trailer, il commento delle prime immagini promozionali, e adesso è esplosa la campagna pubblicitaria, quindi sì, stanno rilasciando di tutto, quindi poster, immagini promozionali pesanti e cose orribili di... Come si chiama? Non sono orribili, sono, ma dai. Sono il merchandise, vabbè. Merchandise, sì, il set per la festicciola del compleanno. Dio, quindi è uscito di tutto e di più, compreso un bellissimo trailer che è una cosa meravigliosa, che è uscito prima in versione giapponese e poi in versione francese. E che trovate sottotitolato nella nostra descrizione. Dai nostri colleghi di My New Animated Life. E il trailer a quanto pare non uscirà né in italiano né in inglese, a quanto pare è riservato solo ai giappi e ai francesi, e però il trailer nostro dovrebbe arrivare a fine settembre, hanno detto. Ah sì, perché tanto c'è tempo, senza problemi. Ah, sì, il trailer a fine settembre. Il trailer che hanno rilasciato è una cosa meravigliosa, mi è piaciuto tantissimo. Sì, e presenta il film per quello. Veramente meraviglioso, i personaggi sono fantastici, non c'è la minima somiglianza con Rapunzel e sparerò a chiunque me lo viene a dire un'altra volta, perché non ne posso più, per favore, smettete di commentare sotto le foto che posto scrivendo identica Rapunzel, non ne posso più. È uno sfogo dal profondo del cuore, non se ne può più. Vabbè, sto scherzando ovviamente, siete liberissimi di esprimere la vostra. Il personaggio è quella, ma sono diversissime. Nel trailer non c'è la minima somiglianza, c'è quel frame bellissimo con Elsa che avanza tutta minacciosa, che è una cosa meravigliosa. E una bella musica tra l'altro, e insomma a me il trailer è piaciuto parecchio. E poi mi sono piaciuti molto anche i character poster, molto belli. Per quanto alcune cose... Cioè, potevano fare meglio alcune cose, sì, e molte altre... Alcuni erano un po' plasticosi, però considerando che sono immagini promozionali, ci sta. E Anna è bellissima, e io amo Anna. Momento fangirl. Anche Elsa è fantastica, sì. Anche se quella cosa da Wings in effetti non è proprio il massimo. Però bellissima. Però bellissima, è diventata il mio sfondo nel computer. Bene, quindi vengono rappresentati anche dei personaggi secondari che vedremo, che tireranno fuori, come il golem di ghiaccio e Open, che è l'appettino, l'oste, la cosa più negoziante. E poi anche ovviamente Hans, il duca, che a quanto pare sarà
cattivo. Il, sì. Una specie di cattivo. Non si sa bene, ma penso di sì. Boh, lì la descrizione non era tra proprio il massimo. Tra l'altro è stato dello stesso locutore di Recandito. Sto cazzo, spoiler! Spoiler! Quindi, se vi interessa, e immagino che vi interessi, trovate tutto su Impero, ovviamente nell'album che si chiama Frozen, il regno di ghiaccio, che è il titolo italiano del film. Molto particolare il fatto che sia Olaf sia il golem di ghiaccio sono pupazzi di neve che vengono fuori dalla magia di Elsa. E penso che questa qua sarà la bella sorpresa dentro il film. Ma ci saranno un sacco di sorprese. Sì, perché secondo me ci saranno parecchie twist. Salti incroci. Molti colpi di scena. Vedremo comunque, ancora nessuno ha avuto l'occasione ovviamente di vederlo, tanti gente come lo scopre. Vabbè, sorvoliamo. Quindi dobbiamo ancora aspettare dicembre ovviamente, e nel frattempo però gustate insomma le immagini promozionali. E questa attesa è snervante. Bene. Notizia numero 3. Saving Mr. Banks. Yeah. È uscito finalmente il trailer. Che aspettavamo da molti mesi. Trailer, sono due minuti di trailer. Sì. Per chi non sapesse cos'è Saving Mr. Banks, perché in realtà non abbiamo parlato molto. No. Che comunque uscirà a dicembre in America e a febbraio da noi. Sì, da noi hanno posticipato a febbraio. Praticamente è l'incontro tra Walt Disney e l'autrice di Mary Poppins e tutta la genesi, diciamo, del classico Disney. Classico inteso come film classico. Sì, no, come film, insomma, no. Indimenticabile, capolavoro, insomma, di Mary Poppins. E quindi... Vuoi ricordare il 50° anniversario? Sì, l'anno prossimo. O quest'anno o l'anno prossimo, il 50° anniversario. È il primo film, tra l'altro, in cui vedremo Walt Disney, interpretato da Tom Hanks. E finalmente è uscito il trailer che vi abbiamo mostrato la settimana scorsa, sì. E devo dire che a me è piaciuto parecchio, molto bello, una bellissima atmosfera. Anni sì, pareva stata. Sì, pareva proprio Mary Poppins, sì. Esatto. E bello, vai. Bello, continua. Non so dove sta andando, vabbè. E sì, a me è piaciuto parecchio, poi c'erano tutte insomma le musiche di Mary Poppins, e il nostro Bert è andato in è quasi morto vedendolo. Immagino che sì, morirà perché... vedendo anche il film. E insomma, è un film di cui ancora però si sa molto poco, però che noi attendiamo con molta curiosità, anche perché insomma è il primo film in cui compare Walt e siamo molto curiosi di vederlo. Quindi... come verrà reso. Yes. E quindi, insomma, trailer. Guardate il trailer. Vale. Quindi la scalina. Punto numero 4. 4. Masters University, solo un accenno, perché aspetta, ancora... Masters University è il prossimo film Pixar che uscirà da noi ad agosto. Il 21 agosto. Agosto. Solo un accenno appunto perché molto il film carino. Esce ancora tra un mese, quindi ancora non ne parliamo. Ne parleremo poi, faremo ne una parleremo bella prossima. Pubblicità. Sì, e quello che volevamo invece dirvi annunciare. È annunciare, qua, semi-annunciare perché ancora non c'è niente di ufficiale, è che lanceremo... tra due settimane, i primi di agosto dovrebbe essere online un film, un concorso forse due, il secondo arriverà più avanti, vedremo. Sì, e il concorso che uscirà ad agosto, il primo di agosto invece sarà una collaborazione con chi non ve lo diciamo ancora, un segreto, lo saprete, lo stiamo organizzando, stiamo decidendo le modalità, dobbiamo decidere i premi, sarà un concorso a premi. A proposito di premi, dobbiamo ancora spedire quelli dei concorsi vecchi, siamo terribilmente in ritardo, è colpa delle vacanze. E quindi insomma, cominciate a prepararvi perché sarà un bellissimo concorso, penso che parteciperei anch'io se non fossi l'organizzatrice. LOL. E niente, state sintonizzati su Impero così potete vincere fantastici premi che metteremo in esatto. Continuate a seguirci su Impero e su tutti i social network esistenti ed immaginabili. E faremo presto un altro video non appena torno dalle vacanze. E qua si conclude. Vi salutiamo. Ciao. Ciao.